Signor Ministro dell'Interno, caro Angelino, vedere Angelino Alfano che viola il cerimoniale è già un fatto positivo, un elemento di novità. Signor Capo della Polizia, signor Direttore della Scuola, grazie per questo invito. Ne approfitto per rivolgere un saluto a tutte le autorità, nessuna esclusa, presenti oggi, e naturalmente all'allieve e agli allievi a cui, con il suo permesso, signor Capo della Polizia, vorrei rivolgere alcune valutazioni e considerazioni. Non prima di aver ringraziato lei, i suoi uomini, le sue donne, le persone che collaborano quotidianamente. Spesso mancano da parte delle autorità, delle istituzioni, dei piccoli gesti di attenzione. Io potrò farvi sorridere o forse arrabbiare pensando che appena eletto presidente della provincia il primo atto di attenzione mi fu posto dall'allora questore della mia città come il fondamentale atto che gli sembrava necessario per garantire dignità e rispetto. Io immaginavo che volesse chissà quale tipo di intervento, un convegno, un seminario. Allora questore mi disse: dovete rimettere a posto i bagni dentro la questura, perché è indecoroso e indecente che dei servitori dello Stato siano in strutture fatiscenti, non all'altezza, che lo Stato metta tanti denari in tante grandi opere faraoniche e poi non si preoccupi di garantire le condizioni della quotidianità. La vicenda che allora risolvemmo con pieno successo, l'operazione toilette fu risolta senza troppo esercizio di impegno, ma con grande determinazione, però mi ha colpito perché trovo necessario e doveroso da parte delle istituzioni partire dalle piccole cose quotidiane per dare dei segni di vicinanza e di attenzione. Naturalmente inserendoli in una cornice molto più ampia, la cornice internazionale, la cornice dell'attentato quotidiano alla sicurezza che viene rivolto in forme diverse, sia a livello locale che da fenomeni di matrice internazionale. Allora assume particolare significato l'espressione autorità di pubblica sicurezza. Autorità, voi siete e sarete autorità, che vuol dire essere autorevoli, non autoritari, che vuol dire essere capaci di guidare, che vuol dire essere dei leader e non dei follower, che vuol dire essere delle persone in grado di indicare una via e di percorrerla per primi senza inseguire, senza rincorrere. Siete autorità di pubblica. Oggi il pubblico è un'espressione che viene considerata in vario modo. Talvolta si tende di credere che pubblico sia quello che non è di nessuno. In realtà pubblico è ciò che è di tutti e dovremmo recuperare questa dimensione del bene comune fuori da una certa retorica politicistica che talvolta la aggredisce e la priva di un significato profondo. Essere pubblici oggi, cosa significa gestire il pubblico, il bene di tutti, non un qualcosa a cui possa non pensare nessuno. E dall'altro l'espressione dell'espressione sicurezza. Cos'è oggi la sicurezza? Io vorrei in qualche misura provocare me stesso e tutti voi, venendo qua a dire innanzitutto che oggi la sicurezza significa cultura, non cultura della sicurezza, ma che la sicurezza è cultura e che la cultura è sicurezza in una cornice, quella che stiamo vivendo, in cui le impressioni esterne a noi sono quelle di un mondo privo della propria sicurezza, perché la minaccia, in particolar modo terroristica, in qualche modo ci priva della nostra identità. Vorrei invece, in modo molto breve, tentare di sviluppare un ragionamento opposto, che è quello di dire che noi oggi siamo persone che possono difendere la sicurezza perché hanno un'idea di cultura che è la cultura del nostro paese, e in questo sta il senso dell'identità di ciò che siamo e di ciò che vogliamo essere. Direte, però non è questo un discorso da farsi agli allievi, ai futuri commissari, alle persone che costituiranno il sistema dello Stato che verrà. Vorrei garantirvi che quando qualcuno di voi diventerà capo della polizia, io e almeno io sarò già fuori dalla vita politica, non giurerei per Alfano, ma questo lo verificheremo, lo scopriremo solo vivendo. Diciamo che una parte di noi farà, non perché non vi auguri di farlo velocemente, ma perché semplicemente, come dire, è anche bello questo, che quando sei
in una posizione di responsabilità seminare quel senso delle istituzioni cui il capo della polizia ha fatto riferimento come mandato fondamentale di questa scuola è un elemento che va in là nel tempo. È davvero un qualcosa di cui non vedrai la fine, la conclusione, ma è il senso della bellezza di servitori dello Stato che si danno il testimone. Ma vi dicevo che il tema della scelta e della valutazione su cosa significhi oggi sicurezza è il grande tema del nostro tempo. Cosa significa infatti essere persone che vivono una stagione di sicurezza quando siamo circondati innanzitutto da un rischio esterno a noi che vorrebbe farci morire? Cos'è l'attentato terroristico se non il tentativo di farci morire come piace a loro? E che nella impossibilità di farci morire come piace a loro cerca di farci vivere come piace a loro, cioè nella paura, nella preoccupazione, nel tecnicamente terrore. Come risponde uno Stato a questo? Uno Stato non può che rispondere chiedendo a voi di essere non semplicemente un pezzo dello Stato, ma di essere le colonne di un'idea di paese, che per forza deve essere oggetto di una discussione, di un approfondimento da parte di tutte le autorità che vedete qui a questo tavolo, non semplicemente del governo, ma che riguarda anche voi nell'esercizio del vostro lavoro, del vostro dovere nei prossimi anni. Non sarete semplicemente chiamati a rispondere a un singolo problema, a una singola aggressione, a un singolo fatto di criminalità, alla gestione di un territorio. Sarete chiamati, lo siete già da adesso, come allievi e allievi, voglio dirlo, lo siete già da adesso, nella vostra funzione duplice di cittadini da un lato e di pezzo di parte di gruppo dirigente del paese, a riflettere su che tipo di Stato immaginiamo di costruire. Forse questa discussione negli ultimi anni è venuta un po' meno. È venuta un po' meno per una motivazione sacrosanta, la crisi economica. Una situazione di emergenza, e mi insegnano le donne e gli uomini che vestono una divisa, di fronte a un'emergenza si interviene. Primo un vivere. Oggettivamente il nostro paese ha vissuto una stagione di grandissima difficoltà. Non voglio farvela troppo lunga. Ma pensate che negli ultimi 70 anni la crisi a livello economico che abbiamo vissuto è stata la più grave del dopoguerra. Io non credo che sia stata la crisi per il paese più grave. Penso che molti di voi, molti dei vostri dirigenti, avevano la vostra età quando si sparava per le strade e il terrorismo non era un fenomeno esterno ma interno. Penso che, parlando alle vostre famiglie, che immagino oggi commosse, orgogliose e in parte anche un po' titubanti per ciò che vi attende. È normale, è fisiologico. Oggi è sicuramente il giorno dell'orgoglio e della gioia, ma c'è nel vostro cuore, nel cuore delle mamme, dei papà, dei fratelli, delle fidanzate, dei fidanzati, dei mariti, delle mogli, l'idea di una preoccupazione, perché comunque quando si indossa una divisa si mette sempre a repentaglio qualcosa della propria esistenza. E anche per questo lo Stato è grato anche a voi, donne e uomini delle famiglie, di queste allieve e di questi allievi. Ma lo sapete voi, immaginando come nella vostra famiglia ci sia stato chi, un nonno, un padre, abbia dovuto attraversare situazioni economiche di ripartenza, di ricostruzione. Insomma, non è che la crisi economica che abbiamo vissuto non abbia avuto altri momenti di difficoltà paragonabili, ma non dal punto di vista delle performance macroeconomiche del paese. Male come siamo andati in questi 3 anni, non siamo mai andati. La disoccupazione è cresciuta di quasi 1 milione di persone. 927.000 persone hanno perso il posto di lavoro. Gli indicatori economici hanno portato alla crescita negativa. Quando vi parlano di decrescita e dicono che è felice, bisognerebbe farli vedere da gente brava. La decrescita non è mai felice dal punto di vista economico. La decrescita è l'indice che il paese non funziona più come potrebbe o dovrebbe. E, passaggio molto importante, il clima di stanchezza, di rassegnazione, che ha molto a che vedere con la qualità della vita di tutti i giorni, è arrivato ai massimi livelli. Noi abbiamo affrontato una fase emergenziale. Ne siamo fuori?
Io credo di sì, per tanti motivi, perché i segnali univoci, ancorché ancora più timidi di quello che noi vorremmo, vanno in questa direzione. Perché l'Europa finalmente si è resa conto, grazie al lavoro di tante e tanti italiani e non solo italiani, che non si può parlare soltanto di austerity, ma si deve parlare di crescita. Perché l'Europa si è resa conto che bisogna investire e non soltanto tagliare, da qui il piano degli investimenti. Perché l'Europa si è resa conto che le regole vanno applicate con il primo principio del buonsenso, da qui la comunicazione sulla flessibilità, di cui adesso non parla più nessuno, ma che è stata centrale, ad esempio per quel documento economico e finanziario cui il prefetto Pansa faceva riferimento. Perché, creando le condizioni, la Banca Centrale Europea ha potuto fare ciò che non aveva fatto fino ad oggi, il cosiddetto QE, e di conseguenza dollaro e euro hanno un altro atteggiamento, un altro rapporto tra di loro. Direte, ma a noi cosa interessa questo? Cosa interessa nella nostra formazione sapere che le misure macroeconomiche stanno portando l'Europa a cambiare e l'Italia a rimettersi in corsa? È fondamentale che voi ne siate parte attiva. Perché se l'Italia si rimette in moto, grazie a questi fattori di cambiamento della politica economica europea, voluta anche dal nostro paese, grazie a fattori esterni, direi fortunati, la crisi del petrolio, grazie a fattori interni, la riorganizzazione contenuta nella legge di stabilità e nel Jobs Act delle regole sul lavoro, se succede questo, allora voi siete costretti a rispondere a una domanda. Non siamo più in emergenza, qual è il tipo di Stato che vogliamo? Ah beh, Presidente, pensaci tu, Ministro, pensaci tu, Capo della Polizia, pensaci tu. No. Noi siamo qui per dirvi che non ci accontentiamo di avere dei bravi commissari. Non siamo interessati semplicemente ad avere dei bravi commissari. Abbiamo bisogno di gruppi dirigenti di questo paese. E voi lo siete. Perché la bandiera, certo la bandiera della vostra scuola, certo la bandiera dell'Europa, ma la bandiera che sta nel mezzo, alla mia sinistra, è una bandiera che è troppo impegnativa e importante per essere semplicemente onorata con un gesto di rispetto. Deve essere quotidianamente sventolata nell'azione di tutti i giorni che ciascuno di noi svolge. Ecco perché io penso che di fronte a ciò che sta avvenendo ci sono sicuramente dei temi importanti da affrontare per tutte e per tutti. Sicuramente credo che nell'ambito delle grandi riforme che il Paese sta vivendo, la riforma costituzionale, la riforma istituzionale, la riforma della legge elettorale, della pubblica amministrazione, un pezzo del ragionamento riguarderà anche voi. Riguarderà anche voi perché credo, penso e spero che siamo tutti d'accordo sul fatto che dovremo andare verso una sempre maggiore interazione e talvolta integrazione delle forze di polizia. Mi riferisco specificamente al fatto che credo difficile, dopo l'attuazione e l'approvazione della riforma della pubblica amministrazione, che siano ancora 5 le forze. E naturalmente la polizia sarà valorizzata ancora di più per quello che dovrà fare. Quindi ci sarà un pezzo di questa riforma che riguarderà voi. Noi stiamo lavorando a un pezzo di questa riforma che riguarderà anche voi. Ma vogliamo innanzitutto dirvi che da voi ci aspettiamo che ci diate una mano nell'essere portatori di sicurezza, che vuol dire non semplicemente vivere cercando di eliminare e di evitare le minacce che ci sono. Oggi ciò che sta avvenendo fuori da noi e talvolta dentro i nostri confini dimostra che l'unica strada per avere sicurezza è un investimento sulla cultura. Avete presente quell'immagine? Era 2 giorni fa su tutti i giornali. Un ragazzino di 12 anni, forse 13, che i suoi compagni di classe in una importante città francese hanno riconosciuto, che prende una pistola e a sangue freddo uccide un combattente considerato una spia di un paese nemico. Provate a immaginare quei bambini di quella scuola, mi pare fosse la seconda media di una scuola di Tolosa. Provate a immaginare che cosa significa che accanto a lui un loro compagno di classe, che hanno visto crescere alle elementari, con cui hanno giocato, con cui sono stati insieme, improvvisamente, di cui hanno perso le tracce da qualche mese, lo ritrovano in un video mentre sta uccidendo una persona. E quando pensiamo al fatto che, nel luogo comune tipico della politique politicienne, per cui bisogna sparare le frasi a effetto,
magari pensando di prendere un voto in più e non rendendosi conto che in questo modo si perde la faccia, oltre che perdere i voti. Si va a dire: ah, il problema sono quelli che vengono da qui a portarci chissà che cosa. Provate a immaginare, a mettere in fila che se è vero che noi dobbiamo essere molto severi, rigidi e duri con i rischi che derivano dall'immigrazione, provate a fare il conto sul fatto che tutte le questioni che hanno a che fare con il terrorismo in questi mesi vedono protagonisti i cittadini europei. Il boia che taglia le gole al giornalista americano è di Londra. I tre che intervengono prima presso la redazione di Charlie Hebdo e poi presso quel supermercato, peraltro recentemente riaperto, sono tre cittadini francesi. È danese colui il quale di fronte al museo e alla sinagoga di Copenaghen uccide una persona. Voi direte: beh, certo, ma c'è un problema di immigrazione, di integrazione, perché si tratta magari in alcuni casi di seconda, addirittura di terza generazione. Molto vero. E che cos'è allora il problema della sicurezza se non un problema culturale ed educativo? Che cos'è il problema della sicurezza se non la necessità di partire dalle scuole, di partire dai centri di aggregazione, di partire da una politica urbanistica diversa in cui le periferie siano un luogo in cui l'anima abbia un respiro e non soltanto ci sia l'interesse di qualche cementificatore da difendere, tirando su palazzoni senza avere neanche quel DNA tipico della nostra cultura che è la piazza? E che cos'è oggi la scommessa sulla cultura se la piazza diventa soltanto il luogo di un ipermercato o di l'unico centro di aggregazione diventa quella realtà lì nelle estreme periferie? Io dalle commissarie e dai commissari futuri attendo questo per il bene del paese. Attendo una capacità di non ridurre la propria intelligenza agli slogan che talvolta la politica mostra come il suo volto peggiore. È molto più complesso di come appare ciò che sta intorno a noi. Ed è assolutamente fondamentale che noi abbiamo la consapevolezza che di fronte a ciò che accade, voi siete forze di polizia, voi siete la polizia. La vostra radice viene dall'idea della polis, della politeia, della città, della Costituzione, delle regole. Ecco perché, permettetemi di dire, che quando il capo della polizia vi dice che questo compito della scuola è garantire a ciascuno di voi di essere servitori dello Stato, c'è bisogno di una grande scommessa da fare tutti insieme, che non farà soltanto questo governo, che andrà avanti nel corso degli anni, per recuperare il senso delle istituzioni. Ancora degli esempi concreti. L'altro giorno ho acceso la televisione. Vedo un programma televisivo che parla della scuola, contesta ciò che pensa il governo sulla scuola, legittimo. Vorrei dire, bello, siamo un paese democratico, se a qualcuno non piace è un fatto positivo. Anzi, è quasi utile. Un'immagine brutta però, una insegnante che di fronte alla sua classe dice che lo Stato non fa niente per la scuola. Di fronte alla sua classe. Come è accaduto anche in queste ore, dove autorevoli servitori dello Stato hanno detto che lo Stato dà gli schiaffi ai magistrati e le carezze ai corrotti. Si tenta di. È una frase falsa, naturalmente, è una frase che è ingiusta, è una frase che fa male, ma non per il governo di turno. Non è un problema che riguarda il governo di turno, ma riguarda l'idea stessa delle istituzioni. Quando si parla delle istituzioni, lo Stato non è quello che dà gli schiaffi ai magistrati e dà le carezze ai corrotti. Si può contestare un singolo fatto se lo si ritiene degno di contestazione ed è legittimo e doveroso che lo si faccia e si deve rispettare l'opinione altrui. Ma sostenere che lo Stato è quella cosa che da fronte ai ragazzi delle scuole non si occupa degli studenti, di fronte alla televisione dà le botte ai magistrati e accarezza ai corrotti. Sostenere questo avendo responsabilità istituzionali o comunque responsabilità a nome di categorie è triste. E allora c'è bisogno da parte di ciascuno di voi, non che faccia la difesa del governo pro tempore o del partito a cui potete dare il vostro consenso o meno. C'è bisogno di un gruppo dirigente del paese che riconosca che con le istituzioni non si scherza, che c'è un senso dell'appartenenza che va oltre la polemica e la divisione quotidiana. Ci
Certo. Poi c'è bisogno che chi ha responsabilità faccia le cose che deve fare. E io da questo punto di vista vi guardo con rispetto, cioè guardandovi negli occhi, e vi dico che questo governo intende combattere perché non si formi uno stato di polizia, ma ci sia uno stato di pulizia in questo paese. L'Autorità Nazionale Anticorruzione era una sigla, un acronimo. L'abbiamo presa e l'abbiamo messa in campo perché casa per casa, appalto per appalto, sporcizia per sporcizia, si possa intervenire e far pulito. Le pene sulla corruzione devono essere sicuramente aumentate. E non c'è dubbio che l'immagine della prescrizione che viene laddove non si prova un fatto corruttivo è un elemento che nega la dignità allo Stato. Perché uno può dire ti processo e sei innocente. Ma pensare che si possa semplicemente arrivare a prescrivere la corruzione è inaccettabile ed è per questo che stiamo intervenendo. Ma non è questo il punto di discussione. È ancora una volta l'idea che persino la sfida sulla corruzione passa da un ragionamento culturale educativo, che senza un impegno personale delle donne e degli uomini che vi staranno intorno sul territorio non riusciremo a recuperare quella bellezza e quella grandezza del nostro paese. E allora concludo. Ci sono tre piccoli flash, provocazioni, suggerimenti, punture di spillo che vorrei lasciare a tutte e a tutti voi. Il primo, abbiate grande attenzione agli strumenti di comunicazione. Sentirete dire nel dibattito politico: ah, ma la comunicazione è una parolaccia, facciamo le cose serie, non preoccupiamoci della comunicazione. Non ci credete. Nel nostro tempo, nel tempo in cui tutto è social, nel tempo in cui la dimensione, veniva ricordato correttamente, anche dei reati passa attraverso gli strumenti di comunicazione di massa, innovativi o tradizionali, la comunicazione non è quelle cose da vendere fuori di apparenza mentre la sostanza è altro. La comunicazione è un modo per rappresentare ciò che siamo. Attenzione, dico la comunicazione, non la visibilità. Quando vi capiterà di discutere, magari con i vostri colleghi di altre forze di polizia, o magari con l'amministratore locale, su chi organizza la conferenza stampa, sappiate che lì non è un problema di comunicazione. Quello è tutto un problema di visibilità. C'è una bella differenza tra comunicazione e visibilità. Voglio provocarvi. Sapete chi è straordinariamente efficace a comunicare oggi? I terroristi. Difficile trovare una comunicazione più drammaticamente pervasiva e atroce di quella dell'ISIS. Lo dico non pensando semplicemente alle scene di esecuzione di massa terribili, drammatiche, e neanche alle minacce che portano a sventolare la bandiera nera sul Colosseo con un fotomontaggio di dubbio gusto, anche se efficace per alcuni pensatori o presunti tali. No, la strategia di comunicazione è quella che permette di prendere una bandiera nera e di metterla su una chiesa. È quella che permette di prendere una bandiera nera. Quanti di voi hanno consapevolezza che a Kobane da settimane le truppe contro l'ISIS, l'ISIS, hanno recuperato posizioni? Eppure nel nostro dibattito quotidiano c'è sempre il pensiero che quella bandiera nera sia messa lì, ferma, impiantata. Perché? Perché c'è una straordinaria e drammatica e malvagia strategia di comunicazione, che non è la visibilità a cui talvolta vi hanno abituato anche, vi abbiamo abituato anche noi politici. Non è la visibilità, è la comunicazione. Sappiate comunicare ciò che siete, ciò che fate, come lo vivete. Secondo punto, non siate i difensori dello status quo. La polizia non difende lo status quo. La polizia difende le regole, che come tali sono ferme, possono cambiare, ma le regole sono quelle che sono. Ma io sono molto affezionato a una frase di uno scrittore che dice che il mestiere dei conservatori è quello di impedire che gli errori vengano corretti. Il nostro mondo è un mondo in transizione, in cambiamento. Io non so quanti presenti qui hanno iniziato a servire lo Stato 50 anni fa. Ce ne sarà qualcuno, ovviamente, tra le persone più esperte, quelli direttore che sanno dove andare. E qualcuno di questi corre anche veloce ancora.
Però 50 anni fa mi veniva in mente, vedendo il film Selma qualche giorno fa, dopo lo straordinario intervento che Barack Obama ha svolto di fronte a quel ponte, 50 anni fa il mondo era totalmente diverso. Voi potete pensare alla vostra esperienza personale e immaginare come sono cambiate le cose in 50 anni. Qualcuno avrà anche qualche rimpianto. Ma il mondo fuori è cambiato. Se in un piccolo villaggio dell'Alabama una signora di colore non poteva registrarsi a votare perché veniva respinta dallo sceriffo locale e dall'autorità locale, e nell'arco di 50 anni non soltanto ha potuto votare, ma si è arrivati al paradosso bellissimo, affascinante e meraviglioso che una persona di colore guida il principale paese del mondo, il più importante paese del mondo. E per chi non ha visto il film, suggerisco di vederlo. Suggerisco sempre di vedere tanti film e di leggere tanti libri, se mi posso permettere. È una delle cose più belle che scalda il cuore e scalda l'anima. Bene, se è accaduto in questi 50 anni, provate a immaginare, mettendo il compasso qui e ragionando dei prossimi 50 anni, quando qualcuno di voi sarà capo della polizia, anche un po' prima magari, e dove, quando il Presidente del Consiglio farà altre cose, il Ministro dell'Interno no? Quando arrivate a puntare il compasso e arrivare ai prossimi 50 anni, provate a immaginare che cosa potrà cambiare nella società intorno a noi. Siamo in una fase di trasformazioni permanente. E in questa fase di trasformazione non possiamo avere lo status mentale di chi pensa di difendere soltanto ciò che c'è. Avete il compito, il dovere e la responsabilità di immaginare il futuro insieme a noi. Terzo e ultimo punto. Non abbiate paura della parola appartenenza. È una delle parole più belle del nostro tempo. Il contrario dell'appartenenza è apparenza. L'appartenenza è una delle parole che un grande cantautore, Gaber, diceva: l'appartenenza non è lo sforzo di un normale stare insieme, l'appartenenza è avere gli altri dentro sé. Questo non vuol dire che dovete difendervi dai vostri colleghi o dai colleghi delle altre forze di polizia. Questo non vuol dire che dovete diventare, permettetemi la provocazione, i sindacalisti di voi stessi. Lo dico sapendo che c'è anche un tavolo di discussione, che con l'azione del vostro ministro abbiamo sbloccato dopo un po' di tempo, per la prima volta dopo tanto tempo, anche gli aspetti economici. Ma non vi chiedo di fare i sindacalisti di voi stessi, non vi chiedo di chiudervi nella riserva indiana di una identità miope e sterile. L'appartenenza è qualcosa di più grande. L'appartenenza è pensare di essere figli di una storia straordinaria, che è la storia italiana. L'appartenenza è pensare di poter servire per la propria vita un ideale, che è un ideale di giustizia, di dignità, di rispetto, di responsabilità. L'appartenenza è l'idea che quando uno vede la bandiera italiana recupera quel senso di patriottismo critico, dove critico vuol dire una cosa bella, patriottismo capace di osservare, che negli ultimi anni è venuto meno, perché si è pensato che la parola patria fosse una parolaccia. Io vi chiedo di gustare l'appartenenza, certo l'appartenenza alla polizia, ma di gustare l'appartenenza a quella comunità nazionale, che è una comunità che negli ultimi anni è sempre stata attraversata da messaggi di sfiducia, di scoramento. Per anni ci hanno detto che l'Italia era finita. Per anni ci hanno detto che l'unica chance nostra era ricordare il passato. Per anni ci hanno detto che l'Italia era un paese in cui non era più possibile provarci. Ecco, io vorrei che nel vostro essere parte dirigente di questo paese, non soltanto commissario di polizia, ed essere parte dirigente di questo paese, perché commissari di polizia, voi abbiate forte nel cuore la certezza che essere italiani non significa soltanto ricordare un glorioso passato fatto di bellezza, ma significa costruire un futuro fatto di speranza. E se sarete capaci di pensare al vostro paese come il paese in cui tutto è ancora possibile e non un paese in cui tutto è già stato scritto, non soltanto il vostro lavoro sarà più semplice, ma io penso che il vostro lavoro sarà più affascinante. In bocca al lupo di vero cuore. Viva la polizia, viva l'Italia.